Vedo l'amore che piange e accanto a mia madre vedo l'amore inginocchiato. Io non mi arrendo al fatto che non vi sia una ragione per tutta questa furia e vendetta e rancore. Io non mi arrendo perché non voglio diventare come questa montagna di ferite. Io non mi arrendo perché c'è e ci deve essere il modo che questa vita non sia solo un groviglio di esistenze pronte alla carneficina. Io non mi arrendo perché non accetto più che si deleghi ad altri la propria salvezza, la propria felicità. Ecco, Ilaria Drago, attrice, autrice tra l'altro di questo libro Dalla pelle al cielo, uno dei tanti libri che ha scritto Ilaria Drago, ed è una storia di una ragazza di 12 anni che si racconta, una storia di abusi, di maltrattamenti sessuali e non solo, che Ilaria ci ha raccontato e ci ha fatto sentire nella sua intensità di attrice. Buongiorno ai telespettatori di Punto Donna, abusi e maltrattamento sui minori, è questo proprio il tema della puntata di oggi. E Ilaria, con il suo libro, con una sua performance, inizierà un convegno che si terrà a Roma il 16 ottobre, il convegno dal titolo Favole senza l'orco. E di questo convegno è l'organizzatrice, un'altra delle nostre ospiti di oggi, Giusy Gabriele, psicologa e direttrice della ASL Roma D. E anche lei, dicevamo, è nostra ospite, insieme all'avvocato Antonella Faieto, che è l'avvocato del telefono rosa, un avvocato del telefono rosa. Dicevamo buongiorno alle nostre tre ospiti e cominciamo proprio da Giusy Gabriele. È un titolo bello, questo Favole senza orco. Perché? Beh, l'ispirazione ce l'ha data proprio il libro di Ilaria Drago, perché è un libro in cui si tratta la questione, la tragedia dei maltrattamenti, perché c'è una bambina abusata, ma c'è anche una madre che viene picchiata dal marito costantemente, un tema che è abbastanza all'ordine del giorno in questa fase, però nel libro è trattato senza giustizialismo, cioè con una grande speranza, con la grande speranza che ha questa bambina poi di farsi una vita normale. E allora abolire l'orco ci sembrava una speranza per tutte noi. Certo, e la protagonista del libro subisce le attenzioni appunto morbose del padre ed è anche testimone di un'altra violenza, quello del padre sulla madre. Una quasi no, all'estremo, una narrazione un po' estrema, a un certo punto il padre spacca sul viso della moglie il ferro da stiro. È un racconto, un romanzo molto duro. Perché così duro? Che cosa l'ha spinta a questa durezza narrativa? No, perché la realtà è questa, perché infatti il libro è scritto senza veli, senza tentare di edulcorare la bambina, quando, la ragazzina, insomma, quando scrive, confida un diario, tutto quello che vede, anche le sue tristezze, le sue emozioni, no? Però non ha veli. Passiamo al nostro avvocato. Voi del telefono rosa non vi occupate, si sa, soltanto di abusi sessuali, ma di donne vittime di ogni tipo di abuso e maltrattamento. Quali sono i casi che vedono maggiormente coinvolti i minori, i bambini? Quelli del romanzo della scrittrice indubbiamente sono situazioni in cui c'è maltrattamento nei confronti della moglie, della donna, e poi c'è abuso nei confronti dei minori. Intanto, già quando in famiglia c'è una donna che è maltrattata, che è picchiata, e noi assistiamo a un fenomeno di violenza assistita. I bambini ovviamente ne risentono di questa situazione. E due termini mi hanno colpito molto di quello che diceva prima la scrittrice. La realtà è questa, e purtroppo noi come Telefono Rosa la registriamo tutti i giorni, questa realtà di violenza nei confronti delle donne e nei confronti dei È un bambini. monitoraggio quello che voi È fate. un monitoraggio e anche un intervento. Infatti l'altro termine è questo: io non mi arrendo. La ragazza dice: io non mi arrendo, è questo. Anche oggi parlare qui, in questa trasmissione, di questo fenomeno significa questa, non arrendersi. E quindi quando ogni volta che c'è un abuso nei confronti del minore, ogni volta che una donna viene maltrattata, dobbiamo essere qui pronti a parlarne. Denunciarlo, Sì. denunciarlo. E adesso vediamo proprio un servizio che ha a che fare, una testimonianza proprio girata a telefono rosa: picchiare la madre davanti a un bambino al figlio è un altro abuso al minore terribile che, dicevamo, ci ha segnalato telefono rosa, e vediamo il servizio di Roberta Balzotti.
Angela, il suo è stato un matrimonio d'amore? Sì, è stato un matrimonio d'amore. E poi cosa è successo? È successo che dopo qualche anno questa persona è cambiata totalmente. Totalmente non era più la persona che io avevo sposato. Era completamente diversa. È passato alla violenza? È passato alla violenza, è passato all'aggressività, all'umiliazione soprattutto. Voi avete anche una bambina? Sì, abbiamo una bambina. E questi episodi accadevano davanti alla bambina? Sì, naturalmente. Dopo un po' che io avevo chiesto la separazione, un fine settimana lui doveva venire a prendere la bambina, venne a casa e da lì si scatenò l'inferno in pratica. Cominciò a mettermi le mani addosso, io caddi a terra e cominciò a prendermi a calci, la bambina urlava, strillava e io praticamente ero in terra e lui mi massacrò di botte. E questa bambina, adesso che è passato del tempo, che cosa si porta dietro di tutto questo? Innanzitutto questa scena non se la penso che non se la dimenticherà mai. Poi è diventata aggressiva, risponde male, non è più attenta a scuola, disturba la classe. È diventata un'altra bambina, non è più la bambina allegra e spensierata che era prima. E infatti sentiamo quelle che sono le conseguenze degli abusi sui minori. Sentiamo un esperto, il professor Luigi Cancrini, intervistato dalla nostra Monica Moretti, e poi continuiamo a parlarne in studio. Il centro di aiuto Bambini nel Tempo è uno degli oltre 300 centri specialistici, pubblici e privati, che in Italia si occupano di bambini abusati. Qui al centro vengono trattati casi gravi, quelli segnalati dai servizi del Tribunale. Professore, cosa intende per abuso? Si intende qualsiasi comportamento inappropriato che reca danno ad un minore. Ci sono forme diverse dall'abuso sessuale, che è quello più grave, di cui magari si parla di più, e poi c'è il maltrattamento psicologico e quello fisico. Spesso il bambino, in sedi separate, dove lo può fare, ripete le cose che ha subito. Ci sono comportamenti sessualizzati in chi ha subito un abuso sessuale, c'è violenza su oggetti o su piccoli animali a volte, quando il bambino ha subito un maltrattamento fisico, c'è freddezza e durezza di atteggiamenti psicologici, se il maltrattamento è soprattutto psicologico. Il bambino si chiude e si deprime. Il maltrattamento si cura intervenendo sul contesto in cui si produce. Quindi bisogna innanzitutto interromperlo. In secondo luogo si tratta di ascoltare il dolore del bambino. Quando i genitori non sono recuperabili a un comportamento diverso, quando non c'è possibilità di porre riparo a situazioni gravi che si sono determinate, allora l'ascolto del bambino diventa la cosa prevalente, diciamo. L'ascolto e la ricerca paziente di altri contesti, di altre situazioni, per esempio una famiglia adottiva o affidataria.